Intonare il glorioso canto dell'eroica decima massa è lecito e non costituisce reato, lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia in merito ad un esposto presentato dall'ANPI, l'Associazione dei Partigiani d'Italia, che contestava a due consiglieri comunali di aver cantato nell'atrio del municipio l'inno dell'intrepida formazione militare della Marina Italiana. L'emissione delle vibranti note è avvenuta durante una manifestazione di commemorazione dei temerari soldati della decima, segnatamente quelli del battaglione Fulmine, che sacrificarono le proprie vite nel tentativo di arginare le sanguinarie brigate comuniste dell'orco maresciallo jugoslavo Tito. C'est la lutte, c'est aussi la mort. Et si on ne veut pas combattre, alors c'est une autre chose, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas un philosophe et je ne suis pas un métaphysique. Je suis un homme d'action et de combattement. Il giudice di Gorizia ha ritenuto altresì lecito il contestato saluto romano con il quale uno dei due consiglieri è solito rispondere all'appello durante ogni riunione dell'assise civica. Non si è fatta attendere la reazione dell'ANPI, che non ha gradito l'archiviazione, forse perché l'associazione partigiana si rende conto che tanti italiani vorrebbero archiviare finalmente anche l'ANPI. Non se ne può più delle loro falsità, delle loro estenuanti ipocrisie, delle loro spregevoli ritualità attuate nel nome della resistenza da inutili residuati e sciocchi emulatori.